Buonasera amici, ben ritrovati. Appuntamento con la storia, storia dell'architettura, i grandi che disegnarono appunto la nostra storia. Questa sera la storia di una famiglia, di una dinastia di grandi, grandi talenti. I Valle, Rovino, Gino, Piero Valle, Nanni Valle, Lella Valle, insomma ne abbiamo tantissimi che andremo ad affrontare. Piero Valle sarà il fil rouge, il filo rosso che andrà a collegare tre generazioni di grandissimi architetti che hanno lasciato testimonianze e vestigia di quello che hanno pensato un po' ovunque. Passeremo dal Tempio Serio al Monumento della Resistenza, il Cinema Eden, il Cifra 3, il Cifra 5, insomma andremo a parlare di tantissimo, tre compassi d'oro, insomma abbiamo una puntata densa di avvenimenti che ci collegano in maniera immediata al passato recente di Udine e del Friuli. Con chi parleremo di tutto questo? Innanzitutto andiamo, noblesse oblige, partiamo sempre dal gentil sesso. Elena Comessati, ben trovata. Buonasera a tutti. L'avete visto collegato in esterna, adesso è qua, in carne e ossa, ben trovato, il nostro amico l'architetto Giorgio Dri. Ben trovato, buonasera. Grazie. Buonasera. Buonasera, il nostro inviato nello spazio e nel tempo, un grande amico e... La pioggia. Bravissimo, non ti si può nascondere nulla, anche perché l'ha vissuta sulla sua pelle, sull'elegante ombrellino che sfoggiava. Paolo Medeossi, ben trovato. Grazie. Ben trovato. Io direi di fare così, di cominciare immediatamente con un contributo. Elena Comessati è andata a intervistare l'architetto Piero Valle, che ci racconta un po', in sintesi, la storia di una famiglia di tre generazioni di architetti che fanno in modo di presentarci nel dettaglio quello che è un riassunto veloce di quelli che erano Rovino Valle, Gino Valle e di quello che è rimasto nella generazione attuale, quella di Piero Valle, di grandi antenati. Significa far parte di una cultura da un lato sedimentata, dall'altro che invita a cambiare e ad aggiornarsi coi tempi. Io, più che tre generazioni dirette, io la vedrei anche come una famiglia allargata, visto che qui non ci sono soltanto padre, figlio e nipote, ma ci sono due sorelle architette, una mamma architetta, non so quanti cugini architetti, anzi sparsi in tutto il mondo. Il tema che accomuna queste tre generazioni è da un lato il pragmatismo nei confronti del mestiere d'architetto, nell'altro la curiosità culturale che porta queste persone non solo ad andare in giro per il mondo, ma a portare gli stimoli conosciuti e assaggiati, se si può dire, in giro per il mondo qui e operarne una verifica della loro traducibilità nel contesto locale e nel contesto italiano. Questo lo fa mio nonno con i vari stili storici e moderni della fine dell'Ottocento e inizio del secolo, lo fa mio padre con tutte le tendenze del modernismo, cerchiamo di farlo anche noi col contemporaneo. Mio papà, pur avendo cominciato con suo padre e con sua sorella, come ebbe lui stesso a dire, perdette tutti i clienti di mio nonno. Io non mi sono formato per dire qui in bottega, ma sono andato in giro per il mondo per poi riprenderla all'ultimo momento. Per cui non blocchi ideologici, ma neanche un linguaggio personale riconoscibile. Non c'è un brand Valle, come non c'era un brand Provino, non c'era un brand Gino. C'era una sorta di volontà di scomparsa. Mio padre ne parla anche di diverse cose, diceva Gino Valle non esiste, esistono le sue architetture, non esiste l'autore, non esiste un brand riconoscibile. Se Provino è l'uomo della costruzione di un villaggio, di un linguaggio architettonico rappresentativo per la città o per la regione, nelle istituzioni di questo Friuli che si affacciava all'Italia per la prima volta, mio papà è l'architetto, se volete, dell'industrializzazione e del boom del dopoguerra, che lui segue più che altro anche e soprattutto sia con il design industriale sia con il rapporto con dei clienti estremamente illuminati, quali sono i grandi industriali con cui ha lavorato, Lino Zanussi, Fermo Solari, Marco Fantoni, per citarne tre, con cui ha avuto un rapporto continuativo a vari livelli e con la produzione di serie. E neanche quella di dare importanza più di tanto all'autore architetto come un'individualità romantica riconoscibile, come l'idea dell'autore originale. In questo mio padre è completamente diverso da D'Olivo e Masieri. Architetto Dri, Rovino Valle, di cui lei ha appena redatto la biografia sul nuovo Lerutti, in un sostantivo, in un aggettivo, chi era Rovino Valle? Andiamo in ordine cronologico, papà e figlio. Ma possiamo dire che era un progettista ovviamente, ma che sapeva abbinare l'attività progettuale a quella costruttiva.
In un numero della Panarie, Kino Ermacher dice che forse per identificare Provino Valle si potrebbe dire qui ci vuole pietra, cioè nel senso che voleva ancorare le sue opere a dei fatti anche materiali, materici. Alcune opere, fra l'altro, anche a Udine, c'è una villa poco conosciuta dalle parti di Sant'Osvaldo, accanto all'asilo parrocchiale, è una dimostrazione quasi figurativa di questo. 1910, se non sì, ricordo, sì, cioè sì, una sì. Delle prime. Quindi lui è un ragazzo. Un ragazzo. Molto bella, villa Pascolo. Pascolo, in un'area tutto sommato, come dire, del tutto periferica. Sì, perché oggi Giuliano, una strada. Sì, una via. Io ci passavo davanti quando andavo a scuola elementare, quindi lo ricordo bene. Andare a visitare. No. Sono tutti via Giuliano. ed è proprio la pietra, viene esibita in maniera molto evidente. Anche poi ci sono questi archi di ricordo classico, eccetera. Però, diciamo così, la materia in Provino Valle, il materiale, l'abilità costruttiva, una tradizione che poi è passata anche al figlio, anche certo. Gino, evidentemente. Tra proposito di figlio, papà e figlio, una similitudine curiosa, entrambi coinvolti, uno nella prima guerra mondiale, uno nella seconda guerra mondiale, Provino appunto, prima guerra mondiale, addirittura una medaglia conquistata sul campo, Gino Valle internato in un campo. La cosa curiosa è che c'è una discontinuità tra Provino Valle e i Masieri d'Olivo, lo scomparire, sì, il concetto dello scomparire. A proposito di queste, delle affinità fra i due, credo che vada sottolineato alcun aspetto, che Provino Valle fece per tre volte il presidente del Consiglio dell'Ordine, allora si chiamava Architetti del Friuli perché la regione e la provincia di Udine comprendeva anche Pordenone, e il figlio anche lui fece tre anni. Io credo che un elemento che caratterizza entrambi i professionisti, entrambi gli architetti, è che non hanno uno stile, non seguono, non ripetono delle esperienze già fatte. Credo che Gino Valle si possa dire che ogni volta inventava un modo e quindi sperimentava, ispirandosi molte volte all'architettura inglese, ad architetture civili, anche a delle esperienze poco note molte volte, però mettendoci sempre un impegno e declinando in funzione del lavoro, del luogo. Il luogo era molto importante, lo dice spesso, e io credo che in questo c'entri molto il fatto, l'attività svolta in maniera artigianale. Ci sta. Gino Valle in fondo decide, dopo aver costruito in Europa, in America, in tanti posti del Veneto, di rimanere sempre a Udine, in questa bellissima casa studio di Piazza Primo Maggio, Piazza Giardin Grande. Noi facciamo un passo indietro, giusto per continuare a degradare la nostra puntata, prima Provino, poi Gino, continuando nel fil rouge, nel tessuto narrativo propostoci da Piero Valle. Ascoltiamo. Io penso che la cosa più interessante di mio nonno sia la serie di progetti sull'isolato di Piazza 20 Settembre, che include sia l'isolato Ina, che è un isolato urbano complesso, variegato, eclettico, con tutta una serie di elementi urbani dagli angoli ai portici, le cose, a cui era legato anche un progetto per il mercato di Piazza 20 Settembre su due semilivelli, seminterrato e rialzato, che avrebbe risolto semplicemente con una specie di orografia artificiale il problema del mercato, e quella che doveva essere una galleria coperta che univa Piazza 20 Settembre con via Cavour, che avrebbe dato a Udine nel 21 la loro piccola galleria milanese, la loro piccola o napoletana, quello che vogliamo chiamarla. Quella è una serie di interventi di cucitura urbana all'interno della città storica, in cui un linguaggio, se volete, eclettico di quel tipo lì avrebbe ha funzionato molto bene, perché ha spezzato in episodi particolari un fuoriscala come questo nuovo isolato, ha riproposto gli elementi come il portici, gli ordini classici, coronamenti, eccetera, con uno stile un po' anche lì un po' eclettico, e quindi anche lì il più importante è il tema della ricucitura dei percorsi urbani, degli attraversamenti, delle cose che l'edificio in sé o l'immagine esterna, no? Che invita a attraversare la città, a visitarla. Ecco. Sempre fortissimo il connubio appunto con la città. Elena Comesatti, sparaci un aneddoto. Io ricordo che quando sono stata per il mio libro Genius Loci a intervistare
la moglie di Gino Valle, Piera Ricci Menichetti, che è architetto anche lei, mi ha raccontato e mi ha fatto vedere l'elenco delle opere di Provino Valle della sua biblioteca. Chi ci segue sa che spesso io racconto aneddoti legati alle biblioteche, come su Raimondo D'Aronco abbiamo in biblioteca a Udine tantissimi libri di architetti francesi e libri importanti e un po' esoterici. Su Provino Valle possiamo dire innanzitutto, come mi raccontava sua nuora, che lui scriveva in tedesco, progettava in tedesco, e i libri che aveva erano libri interessanti. Aveva Rilke, aveva tanta poesia, aveva Nietzsche, possedeva tutti i libri di Vitruvio e di architettura, ed è importante capire. Poi aveva tutte le riviste che avevano al tempo anche la famiglia Sello, Umberto Sello, e Burckhardt, cioè tutte quelle persone che a fine 800, primi 900, sono il fil rouge del racconto di art and craft più colto che c'è a Udine. E c'era uno scambio costante di riviste di Versacrum, di Secession, di Secession viennese, che ti fa dire che infatti Provino Valle, che ha tutti gli stili, li ha attraversati, e è entrato anche a far parte di citazioni della parte Secession in alcune villini che troviamo anche a Udine, prima di arrivare al barocchetto romano con il Tempio Ossario ed altre incursioni negli stili. Abbiamo mandato sotto la pioggia il nostro Paolo. Only for your eyes, Paolo Medeossi, da Piazza 20 Settembre. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Allora, Piazza 20 Settembre sotto la pioggia, in questa mattinata del lunedì. Alle mie spalle c'è il Palazzo delle Assicurazioni, progettato e costruito da Provino Valle nel 1925, un palazzo molto importante per Udine. Comunque questa piazza, la Piazza 20 Settembre, che anticamente era anche la place dal Fisc, quindi della distruzione, qui c'era un bellissimo palazzo, il Palazzo dei Toriani, che venne demolito nel 1717, quindi esattamente 300 anni fa, dalla Repubblica di Venezia, per punire il suo proprietario Lucio della Torre. Sono rimaste solamente tre cose: il pozzo che vedete laggiù e le due statue, Floreani e Venturin, quindi Ercole e Cacco, quelle che noi troviamo in Piazza Libertà, che sono state salvate e portate là 300 anni fa. Però in questa piazza ci doveva essere un grande progetto di Provino Valle. Lui lo realizzò a fine anni, nel 29 penso, che è un progetto per un mercato coperto. Come sapete, Udine non ha un mercato coperto, c'è il mercato del pesce, però è piccolino, specifico. Lui aveva progettato questo mercato coperto, ma non solo, c'era anche una galleria che avrebbe coperto via Nazario Sauro, quella che da qui arriva via Cavour. E oggi, una giornata così, ci avrebbe fatto veramente comodo. Due progetti per cambiare un po' il volto di Udine, non realizzati per mancanza di volontà, di soldi o di che altro, però esistono e noi possiamo farveli vedere, quindi per immaginare anche un po' la città che potrebbe essere qui al posto di questo vuoto, che comunque adesso, come sapete, non è più parcheggio, però viene usato come mercato settimanale della frutta e della verdura. Ha reso difficile un po', no, tutto il discorso, però insomma ce l'abbiamo fatta, sì, anche stavolta. No, beh, belli racconti di questo tipo, perché ci no, ma è la cosa che castrare. Io mi immagino, no, se qui avessimo un mercato coperto, una galleria, Udine è bella, diventerebbe bellissimo a questo punto. Sono molto d'accordo. Per riallacciarsi a quello che diceva prima Elena, architetto Dri, parlando di Provino Valle, no, si legge nei racconti della sua biografia, a livello di stili, dallo storicismo dell'Ottocento al Liberty, alle contaminazioni viennesi, al barocchetto romano, al modernismo. Quindi? Sì, lui attraverso... Eclettismo totale. Sì, eclettismo, ma anche capacità di trovare il linguaggio giusto per l'opera giusta, per l'opera che si stava sviluppando in questo momento. Il Tempio Ossario che vediamo oggi è distante da quello che lui aveva progettato e iniziato a costruire. Arrivò poi questo ingegnere, architetto romano Limongelli, che trasformò la facciata in questa capanna che vediamo oggi,
stravolgendo totalmente la costruzione fino a quel punto realizzata. Che era... Sorridevi Paolo mentre stava dicendo. No, perché il termine capanna rende bene l'idea, adesso che ci penso, una capanna di pietra. Ma insomma... È una capanna di pietra, sì, con, questa, con questo portale molto alto. Invece che, sì, il progetto di Provino, che era anche stato realizzato sì, e sì, poi sì, demolito, quindi ha questa abitudine a demolire, costruire, demolire, tutto un fa e disfare, insomma. Sì, beh, sì. Era abbastanza diverso, anzi era decisamente totalmente differente. Quindi direi che nella versione, diciamo così, di Provino Valle, la prima originaria, c'è un modo di affrontare il tema del ricordo del tempio, appunto della commemorazione dei defunti, forse più, come dire, aderente a quelle che erano le esigenze, le aspettative del tempo. Però per trovare un minimo comune denominatore sapeva adattarsi a fatti, circostanze e committenti. Esatto, questa è una cosa che credo sia importante, perché nel tempo poi anche si è persa da parte anche delle nuove generazioni di professionisti che sì, molte volte tendono a ripetere. Piegano alla loro idea quelle che possono essere anche magari i desiderata di chi è il committente. Andiamo ad ascoltare ancora Piero Valle. Quello che penso che ha iniziato Provino e che ha trasmesso a mio padre è che solo le architetture costruite testimoniano la validità di una proposta e la validità di un linguaggio. Non è che, non so, il linguaggio classico è un assoluto e cose del genere, è sempre in situazione. E quindi questa, se volete, empirismo delle situazioni specifiche che rimettono ogni volta in discussione i linguaggi architettonici e le premesse è un pochino la cifra che lega un pochino tutti noi. E questo è anche un tema di curiosità culturale, degli stimoli, dei linguaggi, delle influenze vengono prese anche dall'esterno, per dire Provino aveva i manuali di ingegneria francesi, era abbonato alle riviste di architettura austriache, tedesche, eccetera, così. Per cui ovviamente erano dei curiosi che guardavano in giro. Era molto attento, per esempio, a Roma, Provino, ebbe un'influenza notevole di quello stile eclettico chiamato barocchetto che si sviluppò a Roma negli anni 20 del secolo scorso, grazie, non so, a Gustavo Giovannoni o al primo Piacentini, che era quello stile un po', se volete, pittoresco, che caratterizzava le prime città giardino, le prime case popolari. Per esempio, tra l'altro, Provino lavorò a Roma perché aveva a un certo punto la sede dello studio dell'impresa di costruzioni assieme a suo fratello, che aveva sede a Udine, Trieste, Fiume e Roma per un periodo. E a Roma lui non solo aveva la sede, partecipò a notevoli concorsi tanti degli anni 20, ma costruì addirittura due villini speculativi sulla Salaria, sulla Nomentana, in stile puro barocchetto, no? Per cui questo è molto interessante, questa curiosità culturale, voler andare fuori ma anche portare dentro questi stimoli culturali. Ecco. Caro Paolo, dopo ci porti, ma tanto annunciacelo, sì, quello che era il Cinema Eden, no? La prima sala, 750 posti. Sì, in Piazza Libertà, quella volta era Piazza Vittorio Emanuele. C'è una curiosità anche legata al nome, cioè è un cinema un po' sfortunato perché è costruito nel 21, demolito nel 58, quindi non è che di solito non aveva particolari problemi, quindi viene demolito dopo 30 anni così per fare posto a Lupin, eccetera. Ma anche nel nome c'è una storia che lo riguarda, perché venne chiamato Eden all'inizio. Poi nel 36 Mussolini decise di occupare l'Etiopia, quindi ci furono le sanzioni da parte del governo inglese. Come si chiamava il ministro degli esteri inglese? Anthony Eden. Per cui il governo fascista, per punire anche il ministro inglese, decise di cambiare il nome al cinema e lo chiamarono Savoia a sto punto. Beh, siamo sul sicuro. 8 settembre, tutti a casa, i Savoia ovviamente prendono la via del mare. Rimangono i tedeschi, qui rimaniamo sui tedeschi, quindi non era opportuno che un cinema si chiamasse Savoia in quel momento, e lo chiamano Garibaldi. A quel punto possiamo essere quasi sicuri, c'è la guerra che infuria, eccetera. A fine guerra che cosa succede? Che i partigiani rossi, i comunisti, eccetera, erano quelli della brigata Garibaldi. Per cui il povero cinema ne fa ancora le spese, per cui per opportunità politica, visto il clima e così via, decidono di chiamarlo Centrale. Ed è il nome che poi viene trasferito all'attuale Cinema Centrale. Quindi un'odissea anche nel nome, non solo nella parte architettonica. Andiamo a vederla, poi dopo ci fermiamo a pubblicità e al rientro andremo a coniugare Provino a Gino Valle.
Piazza Libertà, riparo sotto la loggia di San Giovanni per parlare di Provino Valle, ma non solo. Attraverso gli architetti noi ricostruiamo un po' tutto il clima che c'era attorno di una città negli anni 30, 40, 50 soprattutto. Era un clima fatto in cui i personaggi erano gli architetti, gli artisti, i giornalisti, gli scrittori. Piazza Libertà qui, perché laggiù in fondo alle mie spalle vedete un'immagine di cronaca, lo stato dei lavori, lì si sta lavorando, come ben sapete, lì c'era il cinema Eden di Provino Valle che poi è stato abbattuto, hanno fatto lupi e adesso insomma si sta costruendo da qualche settimana un condominio. Però siamo qui perché in questa zona qui, via della Posta, come si chiamava allora, che adesso è via Vittorio Veneto, abitava un famoso, un noto, un giornalista, un critico d'arte molto autorevole, Arturo Manzano. E allora di Arturo Manzano, che io voglio ricordare, come abbiamo fatto in altre occasioni con Renzo Valente, sono questi personaggi che rendono il clima, anche danno un senso, un significato alla città, cito un breve brano in cui lui descrive l'architettura di Provino Valle. Dunque, dice Arturo Manzano, Provino Valle mi insegnava che l'architettura non era quella dei libri, delle riviste, dei giornali, ma quello che volevano i borghesi, i preti, gli amministratori delle banche, degli enti pubblici. L'architettura cominciava a essere tale non quando si erano fatti i disegni, ma quando si facevano i capitolati d'appalto o davanti alla commissione all'impresa edile, quando i segni delle eliografie diventavano strutture solide e costavano denaro. All'architetto toccava dare un ordine alle idee confuse dei committenti, cavare una cosa civile, educata, grammaticale, colta dal canovaccio di desideri che gli veniva presentato, badare a non massacrare il tono del paesaggio esistente, a risolvere i problemi funzionali del fabbricato, a far spendere nella maniera migliore i soldi del pubblico e del privato. Dunque, una città civile, educata, grammaticale, un po' la città che noi adesso capiamo rincorrendo queste opere di Provino Valle e degli altri nostri architetti, perché Udine è così.